Allora, ragazzi, l'Ambrè ha detto dalla Lombardia, Italia, Nord Italia. Io vi dico la verità, ragazzi, io sto arrivando al limite. Ce la faccio veramente più. Non ce la faccio più. Sto impazzendo. Passo tutti i giorni da strade dove da parte ci sono appena passato, ci sono quintalate di spazzatura. Tutto abbandonato. Uno, due, tre. Oltre una puzza da vomitare. Materassi. Tutto abbandonato, tutto sporcizia, puzza, rifiuti. Si trovano anche in mezzo al campo. Un bel divano, un bel divano. E cassonetti, frigoriferi. Siamo in mezzo al campo. Guarda che bello. Guarda. Niente, comunque. Anche comunque qui, sempre qui in Lombardia. Guardate come sono ridotte le strade. Azioni della metropolitana esterna a Milano, che ci sono i crateri lunari per terra. Sembra di vivere un incubo. Io non ce la faccio più, io sto impazzendo. Cioè, sto per esplodere. Ma la cosa che più mi lascia veramente, cioè, sconvolto, è mi viene da piangere. Non ce la faccio più, vi giuro, ragazzi. Non ce la faccio più. È come vivere un incubo. È come vivere un incubo. È come vivere un incubo. Ci sono dei livelli di sopportazione che non possono essere superati. Poi io mi incazzo perché vedo veramente questa nazione che va a rotoli. Poi in questi giorni le strade veramente sono un colabrodo. Le situazioni di pattume che ho fatto vedere le trovate qui in provincia di Monza, Milano, ce ne sono svariate. Purtroppo qui è colpa anche della gente, che sono degli incivili. Invito i sindaci a mettere le telecamere, a punire questi qua. Le strade è un disastro da nord a sud. È una roba oscena. Sì, che sono anni che gli faccio vedere come ci sono i macchinari per poter fare i tombini a livello, come ci sono i macchinari per poter prevenire la disgregazione delle strade, iniettando praticamente dell'asfalto liquido nelle fratture. Gli ho fatto vedere come vengono fatte le riparazioni. Non c'è mai stato un politico che si è mai degnato, nonostante sono sicuro al 100%, anzi al 1000%, che i miei video li guardano, perché quando poi fai le trasmissioni ti conoscono tutti, chissà come mai, che abbia alzato la cornetta a dire: l'Ambrè ha detto, almeno spiegaci dove possiamo acquistare questi macchinari per evitare di mandare l'ilomino con la pala e l'asfalto a freddo e avere le strade rotte. Al di là della qualità dell'asfalto, che è pessimo comunque, cioè si può prevenire. Basta mettere nei posti giusti le persone competenti, basta chiamare l'Ambrenedetto ti spiega chiaramente come si fa. Io ho sempre portato le soluzioni, non ho mai criticato dicendo questo, ho sempre detto: si può fare i tombini così, si può prevenire così, si può fare le riparazioni così, si deve fare le cose così, esistono vari macchinari. Lo stesso vale per evitare di buttare le bottiglie e il plasticume in giro, con praticamente la restituzione che si ha fuori dai supermercati. Basterebbe copiare quello, avremmo già un ambiente più pulito. Poi per il resto, se la gente sono degli incivili che buttano tutto questo schifo da parte alle strade, i politici ne hanno ben co non hanno tante colpe. L'unica cosa che dovrebbero fare è mettere delle telecamere, cercare di punirli e magari pulire un po' più spesso. Però se questa gente non la punisci, questi continuano. Ed è una cosa vergognosa. Poi sono quelli che magari ti scrivono che loro sono patrioti, che ci tengono l'Italia e compagnie varie, sono i primi magari che buttano queste cose per strada. Perché la cosa assurda è che in questi giorni stanno parlando in televisione delle buche, delle buche, delle buche. Sembra che le buche ci sono solo a Roma. E quando la televisione fa vedere queste cose, fanno informazioni. Quando lo faccio io sono anti-italiano. Io però porto le soluzioni per poter evitare di avere le buche. Gli altri dicono solo che ci sono le buche. Io ho fatto vedere più di una volta come si possono evitare queste cose. Esistono dei macchinari specifici. Esiste un modo di fare e di prevenire le fratture. Niente, mettete un like al video, condividetelo e se potete supportate l'Ambrè ha detto. Io i miei reportage continuo a farlo dall'Italia all'estero per cercare di svegliare questa nazione. Io vado avanti, non mi fermo di certo.